Beh ragazzi, partiamo subito col gameplay numero 6 di LEGO Jurassic World. Allora, qui ha detto il sottoscritto prima lì, dove ritorneremo adesso perché ho salvato la partita, ma fa ripartire da qui. Vabbè, vedremo un po', che in pratica si deve trovare un'altra strada. Ora rifarà vedere quel filmato, vabbè. Devi trovare un altro modo per passare, c'è stata una frana, ma lo vedi benissimo da te. Ecco, e vabbè. Quindi adesso io dovrò cercare di trovare un'altra strada, perché prima di chiudere il gameplay ero qui, il gameplay precedente, no? Ok, questo qui è inutile che resta in macchina, perché bisogna trovare un'altra strada. A questo punto, ragazzi, io entrerei qui. Mi serve aiuto qui. E vediamo se la strada è questa. Ecco, prendo un po' di soldi, raccolgo un po' di soldi, ta ta ta. Cosa dice qui? Vediamo un po'. Ah, ok, qui fa selezionare i dinosauri, credo. Vabbè, io ho solo questo per il momento, quindi... Allora, questo serve una mano, eh sì. Diamogli subito una mano, perché magari... mi dà qualche ricompensa, no? Ecco, per ricambiare il favore. Lo sapevo io. I dinosauri nel recinto. Sarà utile se hai la possibilità di ascoltare loro. Ma non dire agli operai. Ragazzi, forse la strada ho capito qual è. Ora con questo dinosauro qui. Ullala, lo sto usando alla grande. Non so se qui magari. No, non posso distruggere quella piattaforma, ma qui sì alla grande. Qualcuno mi aiuti, sono intrappolato. Ma adesso cosa li racconto a questi? Io bellissimo anche combattimento tra dinosauri, ottimo. Su, vieni qua su. Vediamo se la strada è questa, ragazzi. A questo punto credo che la strada sarà questa. Dove va il mio dinosauro di fiducia lì? Torna qui. Abbiamo una cosa da rompere. Ottimo, così grande. Vabbè ragazzi, ma sono fortissimo. Ditelo. Ok, qui non ci si può andare. Ok, io salgo qui, che forse abbiamo trovato la strada. Che dite ragazzi, abbiamo trovato la strada o no? Che dite? Io direi di sì, poi vediamo un po' la mappa. Vediamo un po' allora. Io sono qui. Eh sì ragazzi, dai, credo che siamo arrivati forse, ma forse. Oh, dobbiamo sgombrare la strada. Nessuno ha per caso un martello pneumatico? No. Non c'ha nessuno. Però un attimo ragazzi, vediamo qui se magari... Forse lo monto è questo? Oh oh! Ecco, questo è l'idea. Bellissimo! Ah, ci pensa lui? Dai, pensaci tu. Massi 0, Gary 1. Abbiamo liberato la strada. Ho liberato la strada. Bello. Ora posso riprendere la mia autovettura. E se questo qui avanti a me si muove... Ah, si è mosso già. Fantastico.
Vabbè ragazzi, era facile lì far quel piccolo. Ehi, non puoi passare di qua se non sei a bordo. Ah, devo risalire sul veicolo, va bene. Aspettiamo il mio collega. Scommetto che non lo sapevi. Ho finito il debug sul sistema telefonico, ma il sistema sarà occupato a elaborare per 20 minuti e quindi qualche sistema minore potrebbe interrompersi per un po'. Qualcuno vuole qualcosa da bere? Aspetta un po'. Recinzioni disattivate in tutto il parco. I sistemi si spengono. Telefoni isolati. Accesso griglia principale. Non hai detto la parola magica? Per favore! Lei sarebbe così gentile da andare a riprendere i miei nipoti? Certo. Vado con lui. Che cosa ho toccato? Non ha toccato niente, siamo fermi. Lo senti? Che succede? Correndo così. Quando la devi fare, la devi fare. Ok ragazzi, mi ero assentato un attimo, ero andato un attimo al PC a controllare delle cose. Possiamo tranquillamente ripartire, scusatemi Ora qui voglio ridere col T-Rex, cosa devo fare, sì. Devo veramente ridere ora io. Altri personaggi non posso scegliere nessuno, quindi comunque inizia questo livello qui, sarà un casino a farlo, sarà veramente un casino. Io come sapete voglio riempire anche la barra lì, quindi voglio prendere più soldi possibili. Il livello è molto bello, è veramente ben fatto. Ok, qui magari uso lui? No, non va bene neanche questo personaggio qua, vabbè. Vediamo un po' al T-Rex cosa gli racconto. Bene, sono stato avvistato, ma per fortuna non mi ha fatto nulla. Sono stato fortunato, diciamo, sono stato fortunato.
E qui purtroppo, ragazzi, bisogna rompere tutto, perché a volte si rompono delle cose e ci sono oggetti che servono per proseguire avanti. Ecco, vedete, non ho finito a dirlo che ho trovato l'oggetto. Veramente molto bello questo gioco, veramente bello, a me piace tantissimo. Sta piovendo, piove troppo, mi sto bagnando, ragazzi. Mi sto veramente bagnando. Ok, dove vado? Vado su, no. Devo costruire qualcosa, vai, cosa costruisco? Cosa costruisco? Ta-ta. Ottimo, vai, un po' di soldini, un po' di soldini. Ecco il dinosauro, mi vede qui, il T-Rex. Ah, ok, ho capito, ho capito. Ora da lì dovrò tirar fuori, forse, non so, se c'è qualcuno, qualche superstite, ecco. Vai, Brado. Eh sì, sicuramente c'è qualche superstite, eh sì. Cosa faccio ora? Ah, ok, ok, eccola lì in questo caso. Vai, andiamo, andiamo. Tiriamola fuori da lì, tiriamola fuori da lì, pian piano, pian piano. E vai, nuovo personaggio acquisito per fare questa missione. Allora, vediamo un po' che devo fare qui. DNA sta per domandate e noi aiutiamo. Dove noi sarei io. Allora, io adesso userò subito lei, perché sicuramente, vabbè, che ho un altro personaggio qui da liberare. Ok, allora, con lei devo sicuramente andare. Vediamo un po', no, non credo che era qui, non credo che era qui. E infatti non era qui, però da questo lato qua, se ricordo bene. Ecco, vediamo un po' se questo raccoglie lei. No. Purtroppo no, purtroppo no. Però qui ci si tuffa lei, o no? Eh no, non ci si tuffa, ragazzi. E beh, e quindi chi lo fa adesso? Chi ci si tuffa lì, ragazzi? Qualcuno deve tuffarsi. E a questo punto, ragazzi, che devo fare? Che devo fare? No. Ma scoprirò la strada, tranquilli. Allora, niente, ragazzi, devo rileggere un attimino. Ah, devo rompere l'ego di vetro, quindi un po'. Ottimo, ottimo. Ok, ora ho fatto la stronzata, ragazzi. Ho fatto la stronzata. Eh no, forse è andata bene. Forse è andata bene. Prenda i bambini! Butti via quel bengala! Ok, devo montare qui, devo montare qui. Muoversi, muoversi. Ok, adesso con la B. Apriamo sempre la B, ho capito ragazzi, facile, facile, facile. Veramente facile, dai, aggancia, ottimo, ottimo. Bravissima, bravissima.
Vabbè, sono bravo, dai. Ed ecco qui l'altro personaggio che mi serviva. Ed è l'ultimo che devo salvare, credo, in questa missione. Ok ragazzi, che bordello. Avete visto che c'è da fare un bordello assurdo? Io tra poco interromperò questo gameplay per poi proseguire col prossimo gameplay, no? Quindi magari altri 2-3 minuti. Ok, mi dispiace ragazzi picchiare i dinosauri perché sono anche simpatici, però purtroppo non posso farci nulla, o io o loro, e io mi devo salvare. Qui cosa c'è? Cosa c'è qui? Il Maialengi? No, non posso far nulla col Maialengi lì, vabbè. Ecco, qui non credo che se ne occupi lei, ma più lui che lei, infatti. Raccogliamo. E vai. L'oggetto del desiderio lì, no? Chiamiamolo così. E adesso? E adesso succede un casino. Oh ragazzi, montiamo questo oggetto e poi interromperò il gameplay prima di proseguire avanti, ecco. Ecco, leggiamo cosa dice qui. Vabbè, normale. Allora, premi B per metterti in posizione e premi Y seguito da A per attivarla con un altro personaggio. Vediamo un po' come funziona. Allora, vediamo un po' come funziona, Devo salire con lei qui, forse? No. Ora questa è bella da capire, Vediamo un po'. Ecco che mi metto in posizione. No? Non è così ragazzi, non è così. No, mi devo mettere in posizione qui. Un attimo. Ecco, non riesco a capire il... Vabbè ragazzi, facciamo che chiudiamo qui il gameplay perché siamo andati già per le lunghe, scusate.
E niente, nei prossimi gameplay si continuerà e si va avanti. Ciao a tutti ragazzi, appuntamento al prossimo gameplay.